lo sport inteso non solo come valore agonistico, ma anche come palestra di vita. Intende esprimere questi concetti il libro di Roberto Di Sante, Corri dall'inferno a Central Park, presentato a Sulmona alla vigilia dell'Ovidio Running, svoltasi domenica mattina. All'evento podistico sono stati abbinati spunti di riflessione sullo sport come valido strumento per combattere il male oscuro della depressione. Il libro autobiografico del giornalista romano ripercorre le fasi della sua vita fino al superamento della depressione. È una malattia terribile che può portare anche alla morte, ma può portare anche alla vita. E in quel momento che ero nel buio mi sono attaccato a un sogno impossibile, che era quello di correre la maratona di New York. Io che prendevo la macchina anche per fare 50 metri. Obiettivo raggiunto e battaglia vinta per Roberto Di Sante, che 11 mesi dopo tagliò il traguardo della prestigiosa maratona di New York. Una persona mi ha detto: prova a scrivere la tua esperienza, potresti aiutare gli altri che stanno nelle tue stesse condizioni. E quando sono uscito da questo tunnel ho scritto questo libro, ovviamente l'ho romanzato perché la mia vita non sarebbe interessata a nessuno, quindi è un libro all'80% autobiografico, un 20% è un romanzo, quindi è romanzato. La cosa bellissima è che questo libro adesso non è più il mio, perché è stato adottato da migliaia di persone, è la quinta ristampa, quella di oggi a Sulmona credo che sia la 45esima, 46esima, 47esima presentazione, e ci saranno presentazioni fino a marzo prossimo. E un libro di solito dura 2 mesi e mezzo di vita, e questo è uscito nel marzo del 2018, quindi fra un po' saranno 2 anni. Ci sono una serie di miracoli legati al libro, e tra cui la partecipazione al convegno di psichiatria a Torino lo scorso anno, quindi diventare da paziente a relatore a un convegno di psichiatria. Pensavo che gli psichiatri mi volessero ricoverare, invece mi hanno fatto parlare lì al Lingotto. E poi questa cosa straordinaria della trasposizione teatrale di Corri, diventerà uno spettacolo teatrale che andrà in tournée dal prossimo anno, e sia in Italia che all'estero, è una cosa che mi riempie di gioia. Bisogna mai smettere di sognare, mai attaccarsi. Ecco, questo lo scrivo in un altro libro che uscirà tra un po', però questa frase la dico adesso: attaccarsi allo straccio di un sogno nella speranza che diventi un vestito leggero e profumato da indossare, perché la vita è meravigliosa, quindi non bisogna mai arrendersi. Nel libro è narrato anche come il protagonista riesce a uscire dal tunnel della depressione, non solo con la corsa ma con una cura adeguata, perché spesso in Italia, l'ho ripetuto anche al convegno di psichiatria, la depressione viene curata soltanto con diagnosi e ricetta, quindi farmaci e basta. Invece questo non risolve nulla, può aiutare, perché nei momenti in cui la vita ti colpisce duro non è una pasticca che ti salva, ma sono le cose che ti hanno insegnato, i malintesi che hai risolto, i sensi di colpa che hai annullato, un modo di vedere le cose diversamente. E la prima lezione che io l'ho appresa, ho cercato di dare poi nel libro, è che se noi non amiamo noi stessi non potremo mai amare gli altri. Quindi se noi vogliamo amare gli altri dobbiamo cominciare ad amarci noi stessi, perché se ci autodistruggiamo non possiamo aiutare nessuno. Quindi anche questo per quanto riguarda anche i sensi di colpa. La presentazione del libro è stata organizzata dal Panathlon e dalla Runners Sulmona.
Il panel si occupa dei valori dello sport e molto spesso noi ci occupiamo di ciò che accade dietro le quinte dello sport. Questo è un dietro le quinte di una vita, e quindi di una vita di una persona come tante altre persone, ed è fondamentale, ecco, far emergere anche queste problematiche, perché ce ne sono in tutte le famiglie, in tutti gli uomini, e quindi oggi è per noi un motivo di orgoglio come Pano dare una possibilità di ascolto e di voce anche a queste persone. E abbiamo accettato la collaborazione con i Runners Sulmona perché loro stanno facendo un'azione sociale fondamentale, facendo praticare lo sport alle persone, fanno prevenzione, e la prevenzione è diversa dalla cura. Ecco, il libro ci racconta di una cura, invece con lo sport attivo si fa anche prevenzione. L'espressione dei valori dello sport è stata manifestata ampiamente nel corso della quarta edizione dell'Ovidio Running, con circa 200 podisti che hanno attraversato un percorso interamente cittadino. Il podismo come cura delle malattie e delle, soprattutto della depressione e qualsiasi altra malattia, quindi concentrandosi su una luce, la chiama Roberto, quindi concentrandosi su un qualcosa che potrebbe essere il podismo, ma potrebbe essere qualsiasi altro sport o altro interesse, porta a distrarsi da malattie e da problematiche. La mattinata di sport in Piazza Garibaldi, organizzata con la collaborazione del Liceo Vico, è stata caratterizzata non solo dalla gara competitiva di 10 km vinta dall'ortonese Anthony Scarinci, ma dalla corsa per bambini e da una passeggiata alla riscoperta delle bellezze della città di Sulmona. Io vi presento Roberto Visante, ieri sera presentato in Sulmona. Buongiorno a tutti, grazie a Sulmona, grazie a Giulio Ranni, a Panna, a Giorgio, a Luigi. È bello essere qui, è un sogno, e la corsa dimostra proprio che si può uscire da una situazione drammatica, dal buio profondo di un dolore, di un malessere, e veramente abbracciare nuovi colori, nuovi amici, una città stupenda come questa. Quindi ringraziamo Dio, ringraziamo gli amici di Sulmona, e oggi abbiamo il cuore più ricco rispetto a ieri, perché abbiamo conosciuto tante persone meravigliose. Un fine settimana intenso per Roberto Di Sante, protagonista questa mattina anche alla Ovidio Running. È un fine settimana bellissimo, grazie all'amore, al cuore, alla passione degli amici di Sulmona, che mi hanno fatto l'onore, il piacere di venire a presentare qui il libro Cori dall'Inferno a Central Park. Ieri sera c'è stata una manifestazione piena di luce, luce dell'anima, luce del cuore, luce della voglia di vivere, la voglia di sperare. Ed oggi però siamo qui a prenderci, a raddoppiare tutte queste emozioni, perché la corsa, come dice un mio amico, è la gioia della vita e ci arricchisce di amici, di sensazioni, e quindi ringrazio doppiamente gli amici di Sulmona per farmi correre la Ovidio Running, che come sempre speriamo di arrivare vivi all'arrivo. E vedere poi tanti partecipanti questa mattina denota che l'obiettivo è stato raggiunto, perché questi valori che voi enunciate sono capiti, sono compresi da molte persone. Il colpo d'occhio è meraviglioso, ma la cosa commovente è vedere i bambini correre, vedere questa piazza piena di sorrisi. È una speranza per il futuro, ne abbiamo tanto bisogno, quindi grazie a tutti gli organizzatori, ringrazio Giorgio, Luigi che mi hanno chiamato qui, e sarà veramente una bella giornata di sport, ma anche e soprattutto di speranza. Come andrà questa gara per Roberto Di Sante? L'obiettivo? Roberto Di Sante in tutte le gare ha un obiettivo: arrivare vivo al traguardo e mangiare il ristoro. Questo è il mio obiettivo, insomma, ecco, mangiarmi tutto quello che c'è al ristoro alla fine. E quindi no, l'obiettivo mio è di respirare Sulmona durante questi 10 chilometri, prendermi tutte le sensazioni che mi dà Sulmona, il centro storico, le persone, le facce, e questa è la magia della corsa, prendermi tutta l'umanità possibile e tutte le cose che l'uomo, grazie a Dio, ha costruito. Questo è il mio obiettivo oggi. Giorgio Pitassi, la cartella africana viene dal Kenya, vi ho presentato come attenzione che arriva Giorgio. Sì, simpaticamente mi presenterò così, ma non è assolutamente la verità. Poi ci sono atleti veri, noi ci siamo comunque affiancati a loro, ognuno di noi aveva il suo andato, il suo problema, e con la corsa ha cercato di non andare via, di scacciarlo.
Giorgio Pitassi della Runners, allora bilancio sicuramente positivo anche di questa edizione della Ovidio Running con tanti partecipanti. Sì, penso che siano il record di partecipanti a questa competizione, è la quarta, che seguo direttamente io è la terza, ci sono partecipanti da tutta Italia, la maggior parte vengono dall'Abruzzo, da Chieti, da Pescara, da Roma, e c'è stato un gran numero di partecipanti sia alla competitiva sia alla passeggiata. Ecco, l'obiettivo non è soltanto dal punto di vista agonistico, ma è anche quello di riscoprire la città di Sulmona con la passeggiata. Assolutamente sì, quindi sì, abbiamo invitato in maniera forte, con molta enfasi, le persone, le famiglie a partecipare, tanto che il Panathon Club ha messo a disposizione un premio per la famiglia più numerosa e per il partecipante più giovane. Luigi da Civita, il Panathon di Sulmona in prima fila per sostenere questa manifestazione della Runners di Sulmona, in prima fila in tutti i sensi, Luigi da Civita, anche come atleta questa mattina. Sì, è una bellissima iniziativa che riempie la giornata sportiva della città, una location stupenda. Siamo orgogliosi di poter dare una mano alla città per questi eventi sportivi. Questi eventi sportivi che trasmettono messaggi importanti, come ha fatto Roberto Di Santi in occasione della presentazione del suo libro. Sì, lo sport è fonte di vita, tante famiglie, tanti bambini, e questo è il messaggio pulito. È chiaro che vogliamo dare alle nuove generazioni. Noi è una festa, siamo davvero felici di registrare tante tantissime presenze. E beh, insomma, a Maiora. Un applauso ancora a Caterina, un applauso al liceo Gian Battista Vico e alla Runners Sulmona. La quarta edizione di Ovidio Running.
Diciamo che questa manifestazione rappresenta la ciliegina sulla torta della Runners di Sulmona. Che quante attività e quali attività svolge nel corso dell'anno? Ottima domanda, sì, è l'apice di tutta l'attività dell'anno della società, quindi oltre ai soliti allenamenti che si fanno durante tutta la stagione, ha un settore giovanile dove vengono seguiti i bambini nella loro prima attività, ha un settore ludico e ricreativo.